non è che della, ci sia bisogno del di una nota 2. Specifica dell'FBI o del Dipartimento di Stato americano per capire che a seguito dell'escalation di violenza generata dallo Stato islamico nei confronti dell'Occidente, gli obiettivi sensibili diventano maggiormente sensibili. Il problema è che non ci sono solo quelli, e la dimostrazione della strage di Parigi è questa. Ci sono anche i cosiddetti soft target che non sono facilmente individuabili né come obiettivi potenzialmente da colpire da parte dei terroristi, purtroppo, e questo è il vero dramma, è qui che va aumentato veramente il livello di investimento sull'intelligence, da parte di cellule non identificabili in maniera specifica, perché abbiamo dei soggetti che sono attenzionati da tempo sul territorio europeo, però quelli che questi soggetti generano come, diciamo così, come seguaci sfuggono un attimino al controllo. È chiaro che la sfida vera in questo momento è saper riservare delle risorse adeguate all'intelligence di tutti i paesi occidentali che poi alla fine vadano a condividere le informazioni che riescono a trovare sul campo. E la cosa imbarazzante secondo me è che nel dibattito politico questa cosa emerge con fatica. Faccio un esempio, Enzo ne è testimone, perché proprio ieri eravamo in discussione sul decreto missioni alla Camera. Abbiamo cercato più volte di fare un ragionamento sull'aumento dei fondi, poi il governo, devo dire, in maniera corretta, ha detto ci ragioniamo immediatamente sulla stabilità, va bene, noi abbiamo fatto un altro ragionamento dicendo il decreto missioni è quello che va in vigore prima della stabilità, quindi cerchiamo di anticipare i tempi, ma è una questione di settimane. La cosa drammatica è che ci sono dei partiti politici che in maniera ideologica anche ieri volevano togliere fondi all'intelligence. C'è un emendamento firmato da SEL, da Sinistra Italiana, che anzi più di un emendamento c'era ieri firmato, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, che poi va in piazza a dire che vuole aumentare i fondi per l'intelligence, che toglieva tutti i fondi che sono già previsti, 65 milioni di euro, per il contrasto allo Stato Islamico. Allora, se vogliamo veramente affrontare il tema del contrasto al terrorismo, va tolta dal tavolo il livello di conformismo, di ipocrisia e di ideologizzazione del dibattito, e vanno guardati effettivamente i temi. Purtroppo questo non accade per tutti i partiti politici.